Ciao a tutti, oggi vi voglio far vedere come risolvere il problema delle frecce quando lampeggiano in questa maniera e non si accende una freccia a sinistra o a destra che sia. In questo caso io ad esempio metto la freccia a sinistra e lei fa così, a un certo punto poi esce fuori la spia gialla che segnala l'errore. Questo ovviamente solo da una parte, piuttosto dall'altra funziona bene e quindi è dall'altra. E poi si accende questa spia. Bisogna andare a sistemare ciò che è il cavo di massa che arriva allo spinotto, che sicuramente sarà bruciato. E adesso vi faccio vedere. Come potete vedere, mettendo le quattro frecce, una funziona e ovviamente l'altra no. Allora, dobbiamo tirare su il portabagagli ed andare ad intervenire in queste due viti che vedremo qua a fianco alla freccia. Ci sono delle viti, è un po' buio. Allora, risolto il problema del buio, come vi spiegavo, bisogna andare a togliere queste due viti, una e una due, per tirare in avanti tutto il faro. Ecco, una volta svitate le due viti, andremo a tirare con una leggera pressione tutto il faro in avanti, che se ne viene immediatamente. Quindi io dietro vi faccio vedere com'è il tutto montato. Quindi ci sarebbe uno spinotto che voi dovete staccare. Ecco, una volta tolto il faro, c'è quello spinotto dietro che va tolto e staccato. Dopodiché bisogna andare a svitare queste altre due viti dietro, una e una due. Dallo spinotto, che come voi potete adesso vedere, è bruciato, praticamente la parte che si è bruciata è la parte che porta il filo nero. Quindi io adesso non ho fatto altro che spelare la parte dietro di questi qua, di questi cavetti qua. Ci sono dietro dei cavettini, come li potete vedere. Come vi stavo dicendo prima, quello che si è spelato, quello che si è bruciato non è il primo, ma è il secondo. E lo potete vedere davanti che è il secondo. Quindi o continuiamo a comprare questi, diciamo, spinotti, che tra l'altro sono introvabili, o altrimenti basta prendere il filo nero, spelarlo un po' più indietro qui a monte, attaccargli un altro filo nero, quindi fare una sorta, si chiama di ponte, lo portiamo direttamente dentro il faro. Questo, come abbiamo visto, è il nostro bel faro. Ok, quindi dietro tiriamo il filo che lo colleghiamo qui prima di dove si è bruciato praticamente lo spinotto. Speliamo il cavo nero prima, mettiamo un altro cavo nero e vi faccio vedere dove poi sono andato a posizionarlo. Praticamente il cavo nero trovate la possibilità di farlo entrare di qua o gli fate un buchino, adesso non mi ricordo se ho fatto un buchino. Una volta che poi lui entra di qua, dovete andare, guardate bene, e quello in mezzo praticamente, ok? Gli andate con il trapano a fare un buchino qua, vicino a quella in mezzo, perché sono tre le lampade, quindi non potete sbagliare anche se girate il verso del sopra o del sotto, l'importante è che quella in mezzo. Gli fate un buchino qua, in questo qua, gli rispelate il cavo nero, gli mettete una vite sopra, stringete tutto. Richiudete il tutto quindi ovviamente avrete questo cavo che esce di qua, ma non deve andare a darvi fastidio allo spinotto, perché comunque vi ricordo che lo spinotto poi voi dovrete, quindi dovrà rimanere un po' spostato. Ecco perché vi dico di farlo a monte il cavallotto, diciamo. Lo spinotto poi comunque voi dovrete andarlo a rimontare nella sua sede, e per questo vi dicevo di rimanere più larghi, più sotto.
Quindi dopo aver fatto questa modifica qua con il filo che passa, che poi esce di qua, come vi ho spiegato, qua c'è lo spinotto, dobbiamo adesso andare ad inserire lo spinotto. Quindi lo spinotto dobbiamo andarlo ad inserire a questo qua, così. Lo inseriamo dentro e andiamo a provare le luci. Quindi anche se c'è poca luce, più o meno vi voglio far vedere come è venuto dietro. Praticamente lo spinotto è infilato, vedete? Il cavo che noi abbiamo spellato, che abbiamo passato di qua, entra di là. Io in questo caso l'ho fatto uscire da qua. Col trapano ho fatto un buchino poi qua sopra e sono entrato di qua, perché se entravo da sotto rischiavo che magari gli dava fastidio. E allora cosa ho voluto fare? Siccome mi serviva metterlo qua, che poi appunto abbiamo detto nella lampada a metà, ho fatto un buchino qua sopra con il trapano, quindi sono uscito da sopra in modo che poi non gli andava a dare fastidio allo spinottino. Adesso andiamo a provare la luce. Ecco, per provarlo, quindi adesso prima di richiudere il tutto, ovviamente vado a mettergli di nuovo la sua bella lampadina, dopo che abbiamo fatto qua questa modifica. Come avete visto prima non funzionava, adesso rimettiamo la sua bella lampadina della freccia. Ed eccolo qua. Andiamo a rimontare il tutto. Ovviamente vi voglio ricordare che per rimontare il tutto il faro deve essere chiaramente staccato, quindi fate attenzione a non ritirare il filo che avete messo a massa, diciamo il filo che gli abbiamo fatto il cablaggio sopra, e soprattutto lasciatelo, che ne so, un 30 cm lungo, in modo che quando poi vi capita che dovete togliere il faro non avete il problema che il filo in effetti è un po' troppo corto. Quindi andiamo a rimettergli le sue viti qua dietro. Quindi una volta che abbiamo riavvitato il faro, diciamo, ricordatevi che prima di andarlo a mettere bisogna rimettere lo spinotto. Ovviamente lo spinotto appunto dietro qua. Facendo attenzione a non ripensare il cavo, questo qui che abbiamo messo noi. Adesso, ecco, una volta che abbiamo ricollegato lo spinotto, andiamo a fare in modo che questo e questo vadano ad entrare nel foro, diciamo, della macchina, e poi una volta che entreranno nel foro spingiamo leggermente e poi andiamo a mettere le viti qua dentro qua. Quindi una volta che abbiamo finito di montare il tutto, il gioco è fatto. Come potete vedere adesso di qua funziona e di qua funziona. Prima non andava. Spero di esservi stato utile. Se avete bisogno per qualsiasi domanda, scrivetemi pure. Vi saluto. Ciao ciao.